Nel video precedente a questo vi ho anticipato il nome della nuova versione di Filmora, Filmora 10, però che si scrive Filmora X, insomma chiamatela come volete. Anziché mostrarvi che cosa può fare il programma in sé, perché in grandi linee ne ho parlato già in una guida dedicata, vi porto in primo piano le principali novità che sono state introdotte. Cinque sono quelle che metto in evidenza, poi ce ne sono state delle minori che non sto a spiegare. Allora, la prima chicca si chiama keyframing. Per chi non ne mastica tanto nell'editing video, si tratta del punto di ancoraggio, messo a proprio piacimento nei fotogrammi dove vogliamo applicare tale funzione. Ora mi faccio capire meglio, è più facile farlo che dirlo. Faccio questo esempio. Aggiungo un'immagine, parimenti un video, in sovrimpressione. Di solito si fa questa implementazione per voler mostrare un particolare di un determinato elemento. L'obiettivo è dare un'animazione a questa figura, anche più di una, quindi ci faccio doppio clic e mi assicuro di essere sulla scheda animazione. Vedete? Qui c'è una nuova voce, personalizza, che serve per applicare proprio il keyframing. Con il pulsante aggiungi si creano i punti che servono per differenziare i vari spostamenti che volete dare. Ora non è più necessario pigiare ogni volta il pulsante aggiungi, basta spostare l'immagine, fare clic su essa, così si genera un altro punto, e poi continuare a spostare o ruotare nuovamente. Niente di più difficile. Questo è il risultato. In questo modo dico, si ha più libertà di movimento, era già possibile con i preset, ma giustamente con delle limitazioni. Si chiamano appunto preimpostati. Seconda funzionalità, a parer mio, la più interessante, motion tracking. Detesto presentarlo in inglese, per dargli l'italiano, monitoraggio del movimento. Qui posso applicare un'etichetta che segue il movimento di un determinato oggetto. Anche qui è più comprensibile la visione anziché la parola. Applico una grafica che comprende del testo. Lo faccio perché voglio dare un'informazione su questo prodotto. Clicco sul video, vado sulla voce monitoraggio di movimento e l'accendo. Automaticamente mi viene creato un rettangolo di selezione. Lo colloco correttamente sull'oggetto. Clicco su Inizia il monitoraggio, aspetto l'avanzamento del rendering e infine imposto la grafica col testo. Riproduco. Ecco qui l'effetto, perfetto. Ho fatto anche la rima. L'aspettavo da tempo questa funzionalità, ogni volta farla su Premiere mi faceva perdere tempo. Color match, corrispondenza di colore. Vedo come spiegarlo, non voglio confondervi le idee. Allora, prendo come riferimento questa clip. Ho una seconda clip attaccata. Vedete che i colori sono diversi da quelli della prima clip. Io voglio avere uno stesso tono, quindi se la prima clip è tendente al verde, anche la seconda la vorrei vedere con questa caratteristica. Penso di avervi fatto capire. Faccio clic sulla seconda clip, scheda colore. Attivo questa voce, corrispondenza di colore. Clicco sul pulsante visualizzazione comparativa. Mi viene accostata la prima clip. Con il cursore mi oriento sul fotogramma dove voglio prendere il tema, il colore. Faccio poi su abbina. Ed ecco qui, automaticamente vi porta l'intensità dell'applicazione al 100%. Voi poi la regolate secondo la vostra esigenza. A cosa serve questa funzionalità? Ci evita di giocare con le regolazioni dei colori. Ovvio, far tutto manualmente porta una maggiore precisione, però per le cose semplici e per chi non vuole spendere molto tempo, Color Match è la soluzione.
audio ducking, in breve abbassa il volume di un audio, facendolo diventare un sottofondo di un audio enfatizzato. Anche qui è meglio la dimostrazione. Qui ho il video con un audio dove spiego il funzionamento del prodotto. Voglio aggiungerci una musica di accompagnamento, ma con una bassa intensità di volume, altrimenti il parlato non si capisce. Faccio due tagli. Prendo i fotogrammi che mi interessano per applicare l'effetto. Doppio clic sulla sequenza, scheda audio, voce ducking. Ecco che la musica viene abbassata proprio lungo la parte video tagliata. Ed eccomi sull'ultima funzionalità che ho scelto di far vedere, il tema chiaro. Ora, è possibile scegliere entrambi i temi, quindi una grafica con colori scuri e una con colori chiari. Avete più personalizzazione per l'applicazione, basta andare nelle impostazioni generali. Qui ci sono anche le altre funzionalità implementate. Naturalmente sono stati risolti bug riscontrati nelle vecchie versioni e ci saranno sicuramente anche modifiche sotto il cofano.